Bentornato nel mio canale YouTube. È buio o chiaro oggi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è mercoledì 21 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Baciati dalla fortuna dopo un tonfo. Probabilmente con Saturno in quadratura e Urano opposto. Un tonfo c'è stato anche per voi e la luna del giorno nella seconda casa lo colloca sul fronte finanziario o comunque sulla banca delle vostre sicurezze emotive. Animo, due super trigoni messi in gioco da Giove e da Mercurio al vostro segno si alleano apposta per allentare la tensione. Non promettono miracoli, né in coppia né in famiglia e tanto meno tra soci, ma qualcosa si torna a guadagnare, magari una piccola vincita. Un contratto vantaggioso o ancora un rialzo di autostima, non materiale ma ugualmente prezioso. Sarà la molla per il vostro rilancio e la ripresa, ben gestita con intelligenza e senza colpi di testa, sarà definitiva. Ai battibecchi e ai musi che vi circondano, dunque, non fate caso, pensate piuttosto a oliare le ruote alla fortuna, che come recita il proverbio predilige gli audaci. La coppia conosce un impulso di vitalità e nuova linfa scorre in essa. Potrebbero esserci nuovi interessanti incontri, magari nel corso di viaggi programmati per lavoro. Per i single si prospettano viaggi dai quali potrebbero tornare in coppia. Forte spirito analitico. Negli incontri d'amore non fare calcoli. Forti emozioni oggi potrebbero spingervi ad isolarvi e a piangervi addosso, limiterete i danni solo nella misura in cui sarete capaci di liberare il vostro cuore da macerie e cedimenti del passato. Sii più riflessivo. Evita la fretta. Fai molta attenzione nel traffico. Sarai malinconico. Contatti con gente dello spettacolo o della cultura. Guadagni in più ed extra dalla professione. Un certo benessere è in arrivo. Momenti gioiosi in casa. Favorito tutto ciò che farai dietro le quinte. Sentirete il vostro animo percorso da nuova linfa e scoprirete che dentro di voi c'è tanta forza di volontà da poter costruire il futuro su basi completamente nuove. Oggi provate a ragionare con il cuore piuttosto che con la testa, conoscerete nuove emozioni. Buone opportunità. Guadagni maggiori grazie al tuo eccellente intuito. Poche speranze per coloro che cercano un ulteriore chiarimento oggi, il troppo potrebbe stancare l'interlocutore che potrebbe decidere di recidere definitivamente i ponti. Meglio aspettare. L'amore spesso fa dei giri enormi e poi ritorna. Se il vostro cuore è ormai impegnato altrove, concedete quel poco necessario alla persona che oggi potrebbe tornare a cercarvi. Lavorando assiduamente con le persone che vi sono vicine, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Cercate di sfruttare le vostre conoscenze per avvantaggiarvi in una situazione lavorativa. Momenti di grande serenità in amore per le nate nella prima decade. Oggi abbandonatevi al romanticismo anche a rischio di sembrare un psciocche. Un aspetto dissonante di Urano che occupa il segno a voi ostile del Toro, può un pochino incrinare i toni luminosi del quadro dei transiti planetari di questo giorno di mezza estate. Avrete da sciogliere alcuni nodi e interrogativi in ambito familiare, specie se appartenete alla scorpionica seconda decade. La vostra proverbiale profondità e la capacità di comprensione delle esigenze altrui, vi verranno in soccorso, quando sarà necessario intervenire di persona. Cari Scorpione, questa è una giornata positiva per i sentimenti e non dovete dimenticare che Venere sarà nel segno dal 22 luglio. Sul lavoro arriverà un miglioramento tanto desiderato, fatevi valere. Cercate di razionalizzare sempre di più le vostre scelte, perché soltanto in questo modo riuscirete a non pentirvene. Invece di farvi cogliere sempre impreparati dalle emozioni, provate a dare una impronta decisa al vostro futuro. Sarete sorpresi da come cambieranno rapidamente alcune questioni e da come riuscirete a venir fuori da affari non semplici da sbrogliare. Scoprirete inoltre, come sia meraviglioso contare sulle proprie facoltà mentali. Luna spendacciona in seconda casa, un fatto davvero insolito per sparagnini del vostro calibro. A darvi manforte Giove e Mercurio, entrambi in segno d'acqua in trigono al vostro.
antipatici e pronti a mettervi i bastoni tra le ruote invece Saturno in quadratura e Urano all'opposizione, insomma una partita celeste che si conclude con un pareggio. L'essenziale è saper parare bene in porta, non sarete il mitico Gigio ma ve la cavate benone anche voi. A proposito di calcio, in un oroscopo non se ne parla a sproposito, perché furono i Maya ad inventarlo come rituale a sostegno del sole a spasso tra le stelle. Il pallone rotondo che corre e vola nel campo ne è il rappresentante in terra, insomma la solita gara tra buoni e cattivi, i fautori dell'armonia cosmica e quelli che invece aspirano a distruggerla. Amore ed Eros, sentimenti confusi e contorti, se col partner avete deciso di chiudere, appena pronunciate le fatidiche parole del bye bye cominciate a lacrimare, segno che i vostri sentimenti sono tutt'altro che morti, anzi, dal vostro comportamento si evince che sono più vivi che mai. Pace fatta dunque come in ogni tragedia che si rispetti, prima ci si scortica l'anima, ma poi il gran finale è tutto carezze e baci. Tensioni anche in famiglia sedate dall'amore che comunque continua a serpeggiare tra di voi. Bene lo sanno i vostri figli che vi guardano litigare ridendo sotto i baffi? I ragazzi sono più saggi degli adulti e i loro occhi ancora nitidi vedono ciò che i vostri non sono più capaci di delineare con chiarezza. Pronti allora per partire per le vacanze tutti insieme? Una volta al mare, l'acqua salata laverà via tutti i problemi di coppia e famiglia, finalmente felici. Sei molto responsabile nel gestire le responsabilità. Oggi la vostra responsabilità è verso voi stessi. È necessario alzare il livello di autostima e fare qualche scelta saggia. Ciò che è successo di recente potrebbe avervi scoraggiato, ma è il momento di rialzarsi. La vita è fatta per essere vissuta. È Nettuno a condizionare adesso le vostre scelte emotive. Il pianeta dei cambiamenti vi stimola a dare una sterzata di innovazione, se avete rapporti amorosi che non vi soddisfano e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 12 di novembre. I nati invece dal 13 al 17 di novembre, con Plutone che forma un aspetto tecnicamente positivo, lavorano di più sul loro senso di appartenenza, sul valore dei rapporti che stanno vivendo e la splendida occasione di fare luce in se stessi in amore. Lavoro e denaro, nulla da ridire sui guadagni, oggi ve la cavate piuttosto bene, anche se buona parte va in rate del mutuo o in riparazioni domestiche. Non così facile una trattativa con un interlocutore bizzarro che fa e disfa la velocità della luce. Ma grazie a una buona intuizione e alla dea bendata che vi tiene una mano sulla spalla, riuscite a sfangarvela cogliendo l'attimo fuggente, ovvero la sua fase di bassa che si trasforma in alta per voi. Creatività possente, ringalluzzita da una vacanza e dalle ispirazioni provenienti dalla natura e dall'altra. Vedere le opere altrui attizza l'artista geniale che sonnecchia in voi. Se lavorate alle dipendenze e casualmente vi chiederanno di svolgere compiti che non sono di vostra competenza, sentitevi in diritto di rispondere per le rime. Se svolgete un'attività indipendente o che si occupa di arte, di bellezza, cultura, o immagine, i buoni influssi dei pianeti di oggi, danno ottime risposte e conferme che provengono dal pubblico. Redditizi saranno gli scambi e le transazioni che si creano in questi settori. Benessere, il vostro mal di schiena non è artrosi, soltanto tensione, tant'è che se vi decidete a rilassarvi e praticate un po' di meditazione per incanto vi passa. A tavola potete abbondare con qualche sfiziosità, in ogni caso restate magrolini, soprattutto se in vacanza vi date agli sport acquatici, i vostri preferiti. Delicato lo stomaco, ma sempre per questioni di tensione emotiva, il super lavoro vi gioca brutti scherzi e anche in ferie il pensiero di dover tornare in azienda è già un mezzo malanno. In quanto a salute e benessere, non potete lamentarvi, avete una carica energetica davvero prorompente e questa vi sosterrà in ogni campo. Occhio però a non esagerare con lo sport e la palestra. Per lei, figli capricciosi, ad ogni pasto un supplizio. Ma con le dritte geniali della vostra mente fantasiosa la vincete voi. Gli spinaci diventano un prato, le carote steccati, le patate pecorelle e opla, il bel quadretto è già divorato. Per lui, decisi a mollarla una volta per tutte, ma siete ancora innamoratissimi,
Tanto vale accettare le vostre differenze di pensiero e di stile, mantenendo un rapporto strampalato ma stimolante. Colore delle emozioni, verde ramarro. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.